Giovedì 29 febbraio si festeggia San Giusto. Il proverbio del giorno è: il meglio è nemico del bene. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, avete parecchi sogni nel cassetto. Realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta anche tenendo conto dell'investimento economico richiesto. In materia di finanze, oggi siete a cavallo. Nonostante spendiate a piene mani, l'economia tiene. Toro, il trigono di Giove alla Luna va a sostegno della buona sorte e vi rassicura in merito ai progetti a cui avete dato vita. Quindi niente incertezze. Riceverete conferme ed approvazioni dalle persone vicine. L'intuito si allea al senso pratico con esiti eccellenti. Gemelli, è un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete rivolgerli a vostro favore. Se smetterete di lamentarvi e di fare un dramma per ogni sciocchezza, dovreste andare sul sicuro. Cancro, pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi, grazie alla Luna in Toro, affrontate la vita con il sorriso sulle labbra. Se di recente avete trascurato amici e parenti, potete rimediare con telefonate, visite, piccoli doni. Leone, malumore in vista, niente passi falsi nella professione, specie con i collaboratori ed i soci in affari. Rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono alquanto cordiali, anche se in coppia c'è da ridire, la gelosia appanna la vista. Vergine, con il supporto di Giove che la gratifica con un trigono, la Luna vi mostra il suo lato più rassicurante. Contatti con persone lontane, eventuali opere di ristrutturazione della casa, piuttosto dispendiose, promettono un'ottima riuscita. Bilancia. Il mese si conclude con un'atmosfera tranquilla, pochi divertimenti ma grande concentrazione sul lavoro che vi ripaga con soddisfazioni contanti. Molti sono pronti a darvi una mano per una storia d'amore un po' deludente. Forse vi aspettavate troppo. Scorpione, protetti da amici premurosi e da una leggera incoscienza, superate un cambiamento imprevisto, rivelandovi immuni alle ansie per il futuro. Iniziative di gruppo nascono oggi sotto una buona stella, ispirazioni creative e nuovi interessi da coltivare. Sagittario, clima disteso. Occuparvi delle pulizie della casa, del giardino, dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde serenità. Forse dovrete rinunciare a un breve viaggio o declinare un invito a causa di qualche improrogabile incombenza. Capricorno, positivi consolidamenti nell'attività, rassicurati da una stabile condizione economica, potete permettervi di essere ottimisti sui nuovi programmi. L'amore si vive alla giornata, siete affascinati da ogni genere di avventura, anche quelle più trasgressive. Acquario, sarà perché siete più di corda o perché la Luna in Toro ha sempre il potere di irritarvi, fatto sta che apparite fiacchi e ammusoniti. Piccoli problemi domestici da affrontare, conditi da un'insofferenza che naturalmente complica la situazione. Pesci, la Luna armonica a Nettuno con un soffio di vento spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente e la serenità un traguardo realizzabile. Un amico vi regala saggi consigli di cui far tesoro, propositi costruttivi per chi intende metter su famiglia.